È stata immessa nel settore paralimpico alle Olimpiadi di Atene e appunto il compound si diversifica dall'arco olimpico perché è un modo diverso di tirare con l'arco, è un arco che è nato prettamente per la caccia, quindi con molta più potenza, più precisione, perché si sgancia la freccia con uno sgancio meccanico invece che tirare con le dita, è dotato di una bolla e ci sono delle carrucole che quando superano il picco vanno a scaricare l'arco e quindi molta più facilità a rimanere in mira con più tempo per rimanere in mira e per curare appunto dove mettere la freccia, quindi è una specialità completamente diversa dall'arco olimpico e appunto noi abbiamo 4 atleti a Londra che sono 2 open e 2 tetraplegici che hanno una frattura alle vertebre cervicali, quindi con qualche difficoltà nell'uso delle mani e quindi tirano con il compound, però questi hanno una limitazione nel libraggio, non posseggono la lente di ingrandimento e la bolla per tenere l'arco diritto, perché appunto per facilitarli appunto in questa funzione del rilascio con le mani. Abbiamo la punta di diamante che è Alberto Simonelli, che è veramente uno fra i primi 3-4 al mondo. Non dimentichiamo che è stato medaglia d'argento a Pechino, quindi è uno degli atleti più temuti. È stato convocato anche con la nazionale, diciamo, dei normodotati per il mondiale di Las Vegas, quindi anche in Italia è un numero uno, diciamo, quindi è così. Poi abbiamo una gradita sorpresa, una new entry, arrivato dalla long list, e quindi con le gare di qualificazione che abbiamo fatto all'interno dei raduni e delle gare federali alle quali abbiamo partecipato, che è Giampaolo Cancelli. C'è anche la riserva a casa, è una new entry anche quello, compagno di società di Paolo Cancelli. E poi abbiamo Fabio Azzolini, che ha fatto Pechino. E adesso non ricordo più qual è stata la sua classifica, ma mi sembra dal settimo ottavo posto, non lo ricordo più adesso precisamente, di Pechino. È cresciuto ancora negli allenamenti che abbiamo fatto, nei punteggi e via discorrendo, e anche qua abbiamo un nuovo entrato, Gabriele Ferrandi, giovane di buone speranze, con qualche difficoltà motoria in più di Fabio, però si sta dando da fare, è veramente, veramente un ragazzo in gamba. Sognare non costa niente, anzi è una delle più belle cose che si può fare. Io purtroppo sono un po' scaramantico, ripetere Pechino sarebbe uno dei miei sogni. Se poi arriva anche qualcosa di più, niente di meglio, cioè, però è difficile esprimersi soprattutto a questi livelli dove i livelli sono veramente alti e quindi una folata di vento, una qualsiasi stupidaggine ti può compromettere una freccia che ti può valere con questa formula di scontrarsi, scontro diretto, una freccia può valere il passaggio al turno successivo o l'eliminazione, quindi sogniamo.